SOS Punteruolo Rosso a Marina di Camerota. Vittime alcune palme situate sul porto e sul lungomare. Ad accorgersene gli esperti inviati dalla Regione Campania a seguito della segnalazione del consigliere comunale delegato all'ambiente Domingo Saturno. Due palme dovranno essere addirittura abbattute. Lo scorso anno avevamo effettuato dei controlli di routine, ma non era stato riscontrato nulla, spiega Saturno. Poi qualche giorno fa la chioma di una palma si è afflosciata collassando sullo stipite. Ci siamo preoccupati, abbiamo contattato nuovamente un pool di esperti della regione. Questa volta però le analisi non sono state rassicuranti. Insomma, il Punteruolo Rosso è arrivato anche a Marina di Camerota, dove ci sono centinaia di palme su tutto il territorio comunale. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bortone, ha chiesto collaborazione a tutti i proprietari delle palme. Chiediamo ai cittadini, dice il sindaco, di effettuare tutte le profilassi e i controlli per la salvaguardia, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del Punteruolo Rosso, ad applicare tutte le procedure previste dalla legge. Per i casi sospetti, aggiunge Saturno, è necessario avvisare immediatamente l'autorità sanitaria e procedere all'abbattimento. E se non lo farà il privato, interverrà il comune chiedendo poi il rimborso delle spese.